Ciao amici di Italia Top Games. Allora, faccio questo video in questo sabato prepasquale per mostrarvi un po' di cose. Intanto voglio mostrarvi un video PlayStation 5 a 4K, che l'altra volta l'ho fatto in HD. Poi, grazie a Mariano, vi faccio vedere, mi ha dato lui la segnalazione, il Napoli ha tutte e quattro le maglie, anche questa particolarmente suggestiva. Anzi, mi sa proprio che la uso. Sì. Poi, vi volevo mostrare che appunto, con questo matchmaking ragionato, affronterò un giocatore che ha un livello, un livello di squadra simile al mio. La mia squadra è molto scarsa. Ho fatto un Napoli quasi B perché ci sta Lobotka, Anguissa, Juan Jesus, Rachmani, Zanoli. Solo Beckham ho avuto come bonus primario. Ecco, anche lui è una squadra, anzi, quasi peggio della mia. Abbiamo lo stesso allenatore. Lui si è giocato tutto davanti e dietro a tutti i giocatori di base. Quindi ecco, nonostante non abbia nessun bonus, non abbia avuto bonus, addirittura sto meglio di lui a livello di squadra per i bonus veterani e per altre cosette che ho preso. Altra cosa che vi volevo mostrare è che il Napoli ha pure gli sponsor ufficiali Salve amici, un caro nei illuso saluto a tutti voi. tabelloni del Salve, bordo benvenuti campo, su come Le potete Cronache di vedere. Vedete, Giornale ci sono Nord, c'è un signore che MSC te e assiste vedrete altri sponsor innumerevoli durante la condizioni partita. Eccoci perfette per una bella partita di pallone. qua, Siate possiamo amici partire. e Ecco, poi sempre meno Pegaso ed altri. pessimistici. E I andiamo. giocatori insieme ai Ho tifosi tolto vorranno tutti i vedere i loro cursori. sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Anche Accompagnateli troppo. allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta. Fallo è anche Ah. piuttosto evidente per la verità. Ecco, però tutti questi, cioè, vi volevo solo mostrare che anche se non avete super squadroni, Ha la potete possibilità di incontrare tirare verso la anche porta. squadre del vostro livello, anche più basse. Io ripeto, ho solo una Da lì leggenda può segnare. e nient'altro. Che pallone, chance per tirare. Aia, ma ha La palla segnato è con Haaland. Va giunta. bene, Non adesso parlo potevano meno e desiderare cerco un inizio di partita migliore di questo. di Un gol nei pareggiare. primi minuti, segnato dal giocatore simbolo, ti dà la carica per il resto dell'incontro. Adesso per gli avversari è tutta in salita. Ecco, parlato Si è tanto, adesso aggiustato bene vediamo il di pallone prima di fare tirare e poi è qualcosa di riuscito a meglio. insaccare senza nessuna difficoltà. E passano in vantaggio, sono partiti fortissimo. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. Insigne. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Ci prova con un pallone profondo. Ah, niente, davanti L'intervento devo difensivo voluto migliorare, e devo tempestivo ha migliorare. interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Buono. Vai Lobotka, vai. Martens Ah. continua l'azione, la riconquista. Lorenzo Insigne, pallone interessante in verticale e passa. Può venire la prova alla conclusione. Ebbè. Tira la rete, Ebbè. tutto da rifare. Una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio. Questo vuol dire essere concentrati e convinti dei propri mezzi. Il gol subito non ha minimamente scalfito la loro fiducia e sono andati immediatamente a pareggiare. Che succede? Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Non l'ha passata a nessuno e a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo. Qui merita tutti gli applausi. Si ricomincia da una situazione di parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Vai Osi, vai. Lorenzo Insigne. Qui cerca il tiro. Troppo E colpisce il forte. palo. Holland. E trova bene il compagno. Guadagna metri.
Occhio al tiro. No. Non sbaglia. Mi sono fatto prendere in contropiede. La testa avanti. Che partita. Hanno trasformato una situazione difensiva che errore, in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente sì. Un'ottima giocata. Sempre lui, ancora una volta, doppietta. E passano in vantaggio. Sceglie di andare per vie verticali. Vai Zanoli, vai, bravo. Supera il diretto avversario. Traversone verso il centro. Passaggio intercettato. Colpisce il pallone. E vai. Sono passati pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. Non si sono lasciati. Che partita pochi spettacolare. Fa, e hanno immediatamente risposto agli avversari. Forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. Semplice ed efficace. Vai. Dove sarebbe andato il pallone ed era pronto a segnare. Grande fiuto del gol in questa azione. Ma che errore la difesa. Hanno ritrovato la parità. Si sono fatti. Mertens. Beckham commette un'infrazione prontamente sanzionata dall'arbitro. Ecco Romario. Holland. Occasioni, ripartenze, numeri, grandissime reti. Non ci stiamo certo annoiando. E si deve ancora decidere tutto. Senza cursore è un po' difficile. Volevo togliere solo la guida sotto, mi ha tolto un po' tutto, vabbè. Fuori. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Comunque sono squadre Dream Team, per essere chiare, non sono le... che lui ha scelto il Milan, io ho scelto il Napoli e quindi... Però le squadre non sono ovviamente quelle vere. Spazio, conclusione. E adesso possono tornare a controllare il match. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Qui è stato bravissimo. Una performance da goleador. La palla sembrava incollata ai suoi piedi. Non riuscivano a levargliela. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Ci prova. Sembra avere il totale controllo della gara. E anche Lobotka balla in stile Merkel. Non lascia scampo al portiere. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. E si riparte con due gol di vantaggio. Beh, l'inerz Mertens. Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Dai ragazzi, dai. Ecco, volevo solo darvi speranza per voi che magari iniziate a giocare ora. Io questa formazione è poco più di base. Ho speso per Insigne, sì, ma non ho potuto, volevo fare un po' il Napoli standard, non ho potuto prendere Koulibaly, non ho potuto prendere Lozano, non ho potuto prendere Mario Rui, ho dovuto fare a risparmio Juan Jesus, Ospina, Zanoli, perché Di Lorenzo costava di più, sono riuscito a prendere Osimhen con un po' di GP che avevo, ma poca roba ragazzi, quindi non vi preoccupate, non fatevi... come dire, far spaventare dagli squadroni di chi ha preso tutte le varie legend, potrete farla anche voi piano piano, poi da giovedì si può anche shoppare, chi vuole c'è anche quella possibilità. Il giocatore è sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Pronto a tiro da fuori. Pensa, non si passa. Che classe. Ragazzi, sul Bertiri sono stati una bella novità secondo me. Il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Vede lo scatto e bello. Cerca la profondità. Sale da dietro e si fa trovare libero. Sulla fascia, è libero. Cerca il compagno in area. Bravo, Spina.
Zambo, non ho preso Fabian Ruiz, Zirischi. Se ne va. Beckham fa sfoggio della sua tecnica. Baltino. Gli avversari possono solo prendere il numero di tag a questo punto. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Lo hanno lasciato troppo libero di... Finisce il primo tempo, è il momento di un po' di ristoro. Abbiamo assistito a 40. Vabbè, finiamo la partita se vi piace vederla, anche se... I 22 giocatori in campo non hanno lesinato energie e spero possano... E non c'ho riserve, tra l'altro. Sono riuscito proprio a malapena a arrivare all'11. Anche se ovviamente in 45 minuti tutto è ancora possibile. Già in azione con la seconda parte di questa gara. È libero di creare pericolo. Intercetta il pallone, ben fatto. Lobotka. Riceve un pallone interessante. La gioca in profondità. Holland. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Ah. Ottengono una rimessa laterale. Prova a darla profonda nello spazio. Vede lo scatto e cerca la profondità. C'è spazio per calciare. Un intervento impeccabile. Romario ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Mertens potrebbe segnare anche il terzo, Luca, eh? Indubbiamente, sta giocando benissimo e c'è ancora tempo prima della fine dell'incontro. Holland sceglie di andare per vie verticali. Errore qui, pallone sprecato. Ok. Può andare. Riceve la palla. Occhio, può andare. Ha spazio per... Può colpire. Un sacco alle spalle del portiere. Sono protagonisti. Ah, che ci è voluto per vedere queste maglie. Ha mantenuto i nervi saldi, ha insaccato il pallone evitando il portiere. Il portiere ha fatto il possibile, ma lui non si è fatto beffare. Ha depositato. Che mesi difficili sono stati. Gesto tecnico. Tripletta, hat trick. Che partita eccezionale la sua. Praticamente immarcabile. Tripletta super meritata. E loro è un dominio assoluto. Ci prova con un pallone profondo. Ha spazio per cercare gol. Ha provato l'azione individuale senza successo però. È inevitabile che andasse così. Era davvero complicato trovare il varco giusto in mezzo a così tanto traffico. Ecco Beckham. Martens. C'è spazio, occhio. Colpisce. Questi black screen of death sono insopportabili. Forse l'avversario è uscito, vediamo. Adesso c'è l'abbandona partita, finalmente la perdi, ma cioè non è male. Vediamo se è finita qui. Mi sa tanto di sì. Esatto. Va bene, dai, abbiamo visto tutto. Vi ho dato speranza per voi che avete squadre non fortissime. Vi ho fatto vedere le quattro maglie del Napoli, vi ho fatto vedere il gioco in 4K a 60 frame su PlayStation 5, vi ho fatto vedere gli sponsor tabellari del Napoli. Più di questo non potevo fare. Domani ci sarà un altro video per Pasqua, eh? Gli auguri e una... breve valutazione su cosa mi è piaciuto fino adesso e cosa non mi è piaciuto di Football 2022 alla versione 1.0. Grazie per l'attenzione, se ancora non siete iscritti al canale fatelo subito, al prossimo video, ciao!